Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Celeste Madre mia, Regina Immacolata, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 29 e 30, 17 e 22 gennaio 1900. Questa mattina il mio adorabile Gesù andava e ritornava, ma sempre in silenzio. Dopo mi sono sentita uscire fuori di me stessa, e Gesù me lo sentivo da terco che diceva: «In molti non c'è più rettitudine. I cattivi dicono, fino a tanto che le cose staranno in questo modo, non potremo avere nessuna riuscita ai nostri intenti. Affettiamo virtù, fingiamoci retti, mostriamoci veri amici esternamente, che così sarà più facile tessere le nostre reti e tirarli nell'inganno. E quando usciremo fuori per predarli e far loro del male, ognuno credendoci amici, l'avremo in mano nelle nostre mani». Dopo ciò, il benedetto Gesù, volendo un atto di riparazione speciale, pareva che mi troncasse la vita offrendomi la divina giustizia. Nell'atto che ciò faceva, io credevo che Gesù mi facesse passare da questa vita, onde ho detto: «Signore, non voglio venire nel cielo senza le vostre divise».
Prima crocifiggetemi e poi portatemi. Così mi ha trapassato coi chiodi le mani e i piedi, e mentre ciò faceva, con mio sommo rammarico, lui è scomparso ed io mi sono trovata in me stessa. Ho detto tra me: qui sto ancora, ahi, quante volte me la fate, mio caro Gesù, ed avete un'arte a parte a saperla fare, che mi fate credere che devo morire. E quindi io me la rido del mondo, delle pene, me la rido di voi stesso, che è finito il tempo di starci separati. Non ci saranno più intervalli di separazione. Ma appena comincia il riso, che trovandomi un'altra volta legata alle ceppi del muro di questo fragile corpo, dimenticando di aver incominciato a virridere, continuo il mio pianto, i gemiti, i sospiri della mia separazione con voi. Ah, Signore, fate presto a venire che mi sento violentata. Dopo aver passato giorni amarissimi di privazione, il mio povero cuore lottava tra il timore di averlo perduto e la speranza, chissà, potessi di nuovo rivederlo. Oddio, che guerra sanguinolenta ho dovuto sostenere questo povero mio cuore. Era tanta la pena che ora si agghiacciava ed ora era premuto come sotto un torchio e gocciolava sangue. Mentre mi trovavo in questo stato, mi sono sentita vicino al mio dolce Gesù, togliendomi un velo che mi impediva di vederlo, finalmente ho potuto vederlo. Subito gli ho detto: ah, Signore, non mi vuoi più bene? E lui: sì, quel che ti raccomando è la corrispondenza alla mia grazia, e per essere fedele devi essere come quell'eco che risuona dentro un vuoto, che non appena si incomincia ad emettere la voce, subito, senza il minimo indugio, si sente rimbombare l'eco appresso. Così tu, non appena incominci a ricevere la mia grazia, senza neppure aspettare che la compia di dare, subito incominci l'eco della tua corrispondenza. Allora, abbiamo questi due capitoletti che ci pongono dinanzi alcuni argomenti importanti per la nostra vita interiore, in parte per il discernimento, in parte per la nostra vita spirituale. La prima parte del primo dei due capitoli che abbiamo ascoltato è una lamentazione di Gesù. Che è praticamente una sorta di omelia, ecco, sul suo monito evangelico: guardatevi da quelli che vengono da voi in veste di agnelli, ma dentro sono lupi rapaci. E il seguito dei loro frutti li saprete riconoscere, ci dà anche un criterio di discernimento di queste oscure situazioni, che sono quelle più sataniche, sono gli inganni, le trappole. Se molti non c'è più rettitudine e i cattivi dicono che per prevalere bisogna affettare virtù, fingersi retti, mostrarci amici esternamente in modo che sia facile tessere le reti e tirarli nell'inganno, e quando li avremo fatti cadere, ormai sarà troppo tardi, scampare dalle nostre mani. Questo è il vedi un po' dove giunge l'astuzia dell'uomo, dice Gesù. È evidente che fa riferimento, è evidente, è probabile, più che evidente, che faccia riferimento ai nemici della Chiesa, quindi a coloro che anziché fronteggiarla apertamente e manifestamente, oppure perseguitarla, usano quest'altra tattica, si fingono amici per acquisire credito e poi, col loro veleno subdolo, ecco, distruggerla. Io lo chiamo, ho usato un termine che ho usato anche nelle omelie, portandola all'eutanasia. Solo che mentre l'eutanasia è purtroppo nella vita comune una decisione scelta coscientemente dalla persona di morire in maniera indolore, ecco, qui questa è un'eutanasia indotta, cioè io ti faccio morire in maniera indolore senza che tu te ne accorga. Questo è il fine dei nemici della Chiesa che operano in questo modo. E Gesù dice: attenzione, perché dai loro frutti li potrete riconoscere. E poi dice che non si raccoglie uva dai rovi né fichi dalle spine, no? E queste immagini, l'uva e il fico, sono
nella Sacra Scrittura sono immagini della carità e della dolcezza che, se superano la prova, ecco, sono segnali autentici di origine soprannaturale dei comportamenti, no? Anche qui però vedete che la carità e la dolcezza possono essere simulate e quindi vanno provate, quindi bisogna vedere se una persona non è che gioca a fare il dolce e il caritatevole, ma lo è, e quindi questo si vede quando in qualche modo si supera qualche prova, ecco, perché è facile essere caritatevoli e dolci quando c'è tutto un ambiente di condiscendenza, più difficile lo diventa quando ci sono dei problemi. In ogni caso, ecco, questo noi dobbiamo fare sempre attenzione, anche se è un tema molto, molto delicato, e sappiamo che la carità è autentica quando va d'accordo con la verità. Quindi, in nome della carità, non si può mai andare contro la verità. Quindi, quando qualcuno, l'esempio che ho fatto prima, no? Supponiamo adesso tutte queste leggi, cioè è carità verso una persona, per compassione delle sue pene, ecco, darle la possibilità di decidere quando finire la vita? Evidentemente no, perché questa forma di carità, seppur dentro certe logiche umanamente comprensibili, va contro la verità, e la verità è che l'autore della vita è Dio, e solo a Lui spetta la parola inizio e fine. Punto. Ecco, quindi così vale in tutte le cose, no? È molto delicato il tema del discernimento, ecco, dei falsi buoni. E dobbiamo sempre pregare allo Spirito Santo che ci doni senno, sapienza, discernimento ed anche la capacità, ecco, di chiedere nei casi di difficoltà qualche buon consiglio, perché sembra che questa tecnica, insomma, che era già in uso nel 1900, ecco, adesso sia tutt'altro che caduta in disuso. E quindi occorre fare attenzione. Gesù chiede riparazione, riparazione severa per questa cosa, perché trapassa coi chiodi le mani e i piedi di Luisa, perché evidentemente è enormemente offeso da tali comportamenti, no? Perché questi comportamenti sono satanici allo stato puro, è il demonio che fa così, no? Il demonio si presenta in vesti suadenti per trarre in inganno l'uomo e farlo cadere. Poi, una volta che è caduto, è il tema delle trappole, vere e proprie trappole che il demonio ordisce. Per questo c'è molto da pregare, perché quando le fa bene non è tanto semplice accorgersi dei suoi tranelli, dei suoi inganni. E a volte, insomma, purtroppo ci si accorge quando è un po' tardi, nel senso che si è già purtroppo magari commesso qualche errore o fatto qualche danno a causa di trappole non riconosciute come tali. Ecco, poi c'è il tema del desiderio di unione con Gesù, che caratterizza tutti quanti i grandi santi, no? Che qui Luisa sembra stare abbastanza in alto, perché manifesta esplicitamente con una certa veemenza il desiderio di morire, che è proprio di chi ha profondamente conosciuto la bellezza del Signore, per cui la vita della terra le sembra veramente poca cosa. Ecco, noi sappiamo che questo desiderio, per essere ordinato, anche qui ci sono tante forme disordinate di esercizio di questa disposizione, diciamo, che di per sé non è negativa, no? Ecco, però se un'anima, ecco, comincia a dire che vuole morire perché non vuole vivere le prove della vita, vuole sfuggire dalle situazioni di sofferenza, è chiaro che questo non c'è niente di religioso, meno che mai
quando si trattasse insomma di un'anima che non ha un tale grado di santità e di purificazione, no? Per cui se dovesse Dio non voglia morire, è già un miracolo se va in purgatorio, insomma, no? A soffrire molto, quindi non c'è, e senza merito, a differenza che in questa valle di lacrime, no? Quindi anche questo è un desiderio a cui ordinariamente bisogna prestare attenzione, perché un conto è quando è esternato e vissuto all'interno di una profonda unione con Gesù, cosa che noi non dobbiamo ritenere facilmente per noi stessi, ecco, ma riconoscere che l'hanno alcune anime del tutto privilegiate, insomma. Ecco, questo ci fa comprendere, però, qualora volessimo comunque attingere insegnamenti da queste vicende, quanto è importante l'unione con Dio e come, ecco, la solidità di un cammino la si comprende in base al tasso, diciamo così, del nostro rapporto con Gesù, a quanto ci interessa in tutte le cose che Lui sia contento e che i Suoi voleri solo si facciano, no? E anche, ecco, quanto è sincero, diciamo così, il nostro desiderio di essere uniti con Lui solo, cosa che presuppone, ricordiamolo sempre, un grandissimo distacco dalle creature, perché c'è questa legge della vita spirituale che o la creatura o il creatore, quanto più tu sei attaccato alle creature, tanto meno avrai esperienza, conoscenza di intimità e di amore profondo col creatore. Non possono stare insieme queste cose. Gesù dice: chi non rinuncia a tutti i suoi averi, e ci mette dentro il padre, la madre, la moglie, i figli, i campi, eccetera, eccetera, non può essere mio discepolo. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Poi nel secondo paragrafetto si apre un altro tema, no? Primo, quello del desiderio di Gesù. Ecco, negli scritti di Luisa si vede, strano questo fatto qui, no? Che nonostante le visite frequentissime, reiterate nel corso del tempo, che questa santa donna riceveva, aveva sempre questa, come dire, questo timore che Gesù, come lei dice, non ci venisse più. Questo da un lato manifesta un po' l'umiltà della persona, no? E il fatto che sente di non avere comunque diritti, il fatto che percepisce la grandezza di questo dono e anche la propria assoluta miseria, cioè nessuno di noi può meritare di vedere Gesù, no? E al tempo stesso ci fa anche però comprendere come la vita diventa davvero complicata, cioè queste anime, l'ho già avuto modo di farlo notare in qualche altra meditazione, e le anime che hanno avuto cose di questo genere trovano in esse, oltre che la fonte della massima letizia, anche la fonte della massima sofferenza, perché se poco poco, per qualche giorno, Gesù ti priva di una cosa del genere, tu non ci stai più, cioè il dolore che uno sente è assolutamente immenso. E va a concorrere in quella grande offerta di sé come vittima, ecco, perché i dolori interiori e spirituali sono molto più grandi di quelli fisici, no? Più grande questo dolore di quello della crocifissione, che indubbiamente però è un dolore certamente non indifferente. Ecco, qui però vedete Gesù fa una lezione occasionata da questo consueto, diciamo così, stato d'animo di Luisa. Dice: attenzione alla corrispondenza alla mia grazia. Sembra quasi volergli dire, dice: sì, va tutto bene il tuo desiderio, ma ricorda che in questo mondo la cosa più importante non è che io vengo e che sto con te, ma è che tu corrisponda fedelmente alla mia grazia. Questo primo, perché questo è il nostro dovere in questo mondo. Ah, secondo, perché certamente se uno non corrisponde alla grazia, se lo sogna che Gesù va a farti qualche visita, ecco, perché certamente nessuno può meritare una cosa di questo genere, ma certamente un'anima ingrata, ingrata vuol dire appunto che non corrisponde alla grazia, quindi che non accoglie, non asseconda, non mette a frutto le ispirazioni e
i suggerimenti che il Signore gli dà nel cuore, certamente non avrà frequentemente visite di Gesù e sue consolazioni. La corrispondenza alla grazia è un tema importantissimo perché, e questo è un, come dire, dovrebbe essere anche un punto fondamentale del nostro esame di coscienza, no? E anche questo è un tema interiore a cui dobbiamo piano piano farci attenti. Ecco. Ricordiamo sempre che l'ingresso nel regno della Divina Volontà è al tempo stesso l'apertura del grande capitolo della vita interiore. Dobbiamo entrare dentro noi stessi e cominciare a capire quello che accade dentro di noi, a saper riconoscere, discernere i pensieri, riconoscere un'ispirazione che viene dal cielo, no? Una cosa buona. E così come riconoscere una tentazione, riconoscere un pensiero distorto, un pensiero balordo, un desiderio. Non ci vuole nulla, insomma, per, come dire, per non corrispondere ad una grazia oppure per assecondare una tentazione che a volte viene in maniera assolutamente non immediatamente identificabile, no? Ecco, allora noi dobbiamo sempre abituarci, quando ci frulla per la testa, di fare una cosa, cioè di chiedere la carta d'identità al pensiero, alla mozione, no? Fosse anche una stupidaggine, insomma, da dove viene? Perché a volte anche nelle vicende, nelle circostanze comuni della vita ordinaria, a volte, molto spesso, si nasconde un'ispirazione non accolta o una tentazione grossolanamente assecondata. E noi su questo dobbiamo fare attenzione. E dobbiamo imparare a discernere. In linea di massima ci sono dei criteri oggettivi di discernimento, no? Che in sede di meditazione si possono anche rapidamente sintetizzare, ma vanno approfonditi negli autori spirituali, no? Diciamo che sono da secondare ordinariamente i pensieri che chiedono l'esercizio di una virtù, un'opera buona a servizio del prossimo, un piccolo sacrificio, una preghiera in più, un difetto da mettere sotto controllo, una parola cattiva da trattenere, insomma, eccetera, no? In linea di massima, però, quando vediamo delle situazioni, delle scelte di vita, noi dobbiamo sempre avere come fine l'unione con la divina volontà, cioè quella cosa, questa cosa che sto facendo mi unisce con la volontà divina, fa crescere il mio abbandono in Dio, la mia fiducia in Lui, o no? Pensiamo per esempio a quante cose noi facciamo per ragioni di, per esempio, prudenza umana. La prudenza umana generalmente, questa c'è una sezione degli scritti di San Luigi Maria Monfort, credo che sia l'amore all'eterna sapienza, anzi senza credo, dove per esempio San Luigi distingue tre tipi di prudenza: la prudenza della carne, la prudenza del mondo e la prudenza che viene da Dio. La prudenza della carne è quella che non è la carne soltanto come intesa come i vizi impuri, no? Si può anche chiamare la prudenza dell'uomo, ecco, che vive di volontà umana. La prudenza della carne è la carne, quindi pensa sempre al proprio egoismo, si preoccupa di sé. Quindi quando, come dire, una cosa che ci salta per la testa da fare è, come dire, mossa da preoccupazione per noi stessi, lì bisogna subito cominciare a fare un alto là per vedere se si tratta di una normale occupazione di noi stessi, di un'esigenza legata alla vita comune che non c'è problema, o se si tratta di un preoccuparsi disordinatamente di noi stessi. Poi c'è la prudenza del mondo, ecco, la prudenza del mondo che è retta dal principio
dei soldi, la prudenza del mondo è il mi conviene o non mi conviene, mi interessa o non mi interessa, mi apporta qualche vantaggio o non mi apporta nessun vantaggio. È chiaro che se uno si mette a meditare un po', si accorgerà quante scelte, quante decisioni vengono prese sulla base di questo criterio. E la prudenza che viene da Dio, la prudenza che viene da Dio sono quelle scelte che sono ispirate ad altri fini, no? Quindi scelte che sono ispirate dal fine di dare gloria a Dio, dare amore a Gesù, dare riparazione a Gesù, o giovare sinceramente senza tornaconti al bene del prossimo. E anche qui c'è una prudenza da esercitare, perché la prudenza significa etimologicamente la scelta concreta delle cose da farsi sulla base di varie alternative. Qui gli esempi potrebbero essere certamente infiniti, no? Facciamo un esempio sciocco: in parrocchia alle 9 di sera c'è l'ora d'adorazione, proprio questo è più banale, e io mi sento un pochino stanco. La prudenza della carne dice dormi. Una prudenza che viene dall'alto, la sapienza dice fai questo piccolo sacrificio e vai all'adorazione. Tanto per avere un'idea, no? Ecco. Allora, le emozioni interiori, i richiami che il nostro Signore ci fa interiormente, bisogna fare attenzione, perché quando noi non corrispondiamo ad una grazia, si dice in ascetica, non sempre commettiamo formalmente peccato, però sicuramente sprechiamo una grazia. E quindi sprecare una grazia non è una cosa da nulla, perché è, come dire, un mancato passo avanti fatto nella via della santità, che comporta, uno, un mancato ulteriore perfezionamento di noi stessi. E secondo, la perdita della grazia successiva, perché la dinamica con cui funziona la grazia di Dio, che è spiegata da Gesù con quella massima evangelica, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere, è questa, cioè tu prendi una grazia, arriva una grazia, una buona ispirazione, per esempio quella sera famosa, sei andata all'adorazione, bravo, non hai sprecato quella grazia e quel gesto ti ha, come dire, fatto fare un passo avanti nella santificazione. Ecco, vuol dire che a partire da quella situazione di passo avanti fatto, il Signore ti farà un'altra di grazia. Capito? Se non l'avessi accolta, saresti rimasto dove stavi e l'avevi sprecata. E la grazia, come dire, conseguente, questa grazia precedente, non l'avresti ricevuta. Non so se è chiaro, insomma, spero di sì. E tutte queste cose ovviamente vanno vissute sempre con estrema serenità e tranquillità interiore, no? Quindi cercando di comprendere bene cosa si muove, qual è la posta in palio e poi con calma agire di conseguenza, no? Ecco, però certamente l'attenzione dobbiamo portarcela, perché le grazie del Signore non vanno, Gesù dice, quando devi essere come un vuoto, se noi ci mettiamo a strillare dentro un burrone, qualunque cosa, immediatamente torna l'eco. Quindi che significa? Significa anche che la corrispondenza alla grazia, oltre che perfetta, deve essere istantanea, immediata, no? E se ci facciamo attenti, ecco, io ogni tanto cerco di farci attenzione e uno se ne accorge, è un attimo, capito? È un attimo, una scelta istantanea, che faccio, che non faccio, fai una cosa. Sarebbe stata la volontà di Dio, fai un'altra cosa e poi a volte il Signore, se fai attenzione, te lo fa capire che hai sbagliato, insomma, che hai scelto secondo ciò che è volontà di Dio non era in quel momento. Questo evidentemente è fondamentale, perché vivere nella divina volontà, oltre a tutte le altre cose, significa anche corrispondere in pieno alle sollecitazioni con cui la divina volontà, nel rispetto della nostra libertà, ci indirizza senza farci violenza, quindi chiedendo la nostra corrispondenza verso il bene. E se noi non corrispondiamo, chi non ha,
perderà anche quel poco che ha o che crede di avere, dice Gesù. Quindi è un danno che noi facciamo a noi stessi e possibilmente, insomma, da questo piano piano dobbiamo imparare a guardarci e ad assecondare tutti quanti quei pensieri e quelle ispirazioni che abbiamo buoni motivi di ritenere che vengano dal cielo. Non dalla carne, non dal mondo, non dal diavolo, ecco che in realtà poi fa una sintesi tra la sapienza carnale e la sapienza mondana per portarci sempre e comunque lontano dai divini voleri. O Divina Maria, piena di grazia, come noi leggiamo già nella Sacra Scrittura, di grandi santi anche dell'Antico Testamento che non mandarono a vuoto nemmeno una sola grazia ricevuta dall'Altissimo. Tu tra le tante cose in cui eccelli c'è proprio questa assoluta unisonanza, oserei dire, più che eco, con ogni voce che il tuo cuore chiaramente avvertiva dei voleri dell'Altissimo, a cui prontamente, immediatamente, totalmente ti davi e rispondevi, no? È molto importante che con il tuo aiuto diventiamo sempre più capaci di discernere la voce di Dio, sempre più interiori, ecco, silenziando anche tutti quanti i nostri pensieri umani, i ragionamenti dell'amor proprio o della carne, ecco, o i sibili del serpente che cerca sempre di darci cattivi consigli. Imparare a riconoscere e ad assecondare la voce di Dio. Abbiamo anche assoluto bisogno della tua protezione, del tuo discernimento, della tua mano materna per, come dice San Luigi, per sventare le trappole, le trame infernali del diavolo, specialmente quelle di cui ci ha parlato oggi Gesù, quando simula, finge, inganna e siamo soggetti facilmente, insomma, a cadere come allocchi, ecco, nelle sue trame. Anche qui la prudenza, la circospezione, il discernimento, la preghiera, ecco, l'unione con te, il ricorso, quando è necessario, al prudente consiglio ci aiutino di persona saggia, prudente consiglio di persona saggia, ci aiutino a non cadere, ecco, in queste spire. Tu che hai schiacciato la testa a Satana non permettere mai, ecco, che ci inganni, oppure se disgraziatamente fossimo caduti in qualche sua trappola, come ha promesso per i tuoi devoti, faccela comprendere e liberaci sempre dalle spire infernali di colui che vuole portarci lontano dalla volontà di Dio e nel suo regno infernale di dolore e di tenebra. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.